Cosa c'è dietro questo ragionamento? Prima sul tema della crisi bancaria. Allora, se noi parliamo di crisi, singola crisi bancaria, non riusciamo a dare una risposta, se è finita o non è finita. Perché in realtà sono state quattro totalmente diverse e una in particolare è in esplosione adesso. La prima, 2008-2009, ce la siamo importata dai paesi anglosassoni, era una crisi sostanzialmente creata dall'esplosione degli attivi tossici, turbofinanza, eccesso di indebitamento, titoli spazzatura. Questa è una crisi che, ce lo ricordiamo tutti, ha spazzato via alcune delle grandi banche del mondo, ha portato molti paesi, non l'Italia, a dover mettere centinaia di miliardi di euro, di dollari dentro banche private, pubblicizzandole. Questa è stata una crisi ben chiara, dove l'Italia oggettivamente si è comportata meglio di altri paesi, perché i bilanci delle banche italiane erano molto concentrati in economia reale e molto meno in finanza, perché i controlli erano più rigidi, più rigorosi, e anche se abbiamo preso ovviamente la spandata che tutto il settore finanziario del mondo ha preso, questa è una crisi che poi si è riassorbita abbastanza velocemente e senza lasciare su questa tematica morti e feriti. Prima crisi. Seconda crisi è quella che, lasciatemi dire, quasi inevitabilmente non poteva che colpire soprattutto l'Italia, proprio per il fatto che gli attivi delle banche italiane, cioè tutto il bilancio, la parte attivo della banca italiana, è concentrato in prestiti all'impresa, alle famiglie e alle imprese. Una recessione infinita, molto più lunga del previsto, sottovalutata, tutto quello che volete, però questo ha portato alla seconda crisi, che è quella del venir meno di attivi di credito. Cioè questa enormità di credito al mondo dell'economia reale, giustamente fatta dalle banche, si è sgretolata in termini di qualità, e questo ha creato i 200 miliardi di euro di sofferenze, in parte poi coperte, ma comunque ha creato la grande crisi della sostenibilità patrimoniale delle banche. Sofferenze, incagli, UTP, come vogliamo chiamarli, NPL, e questa è una crisi ben definita, affrontata abbastanza, secondo me si poteva fare molto di più per accelerare la ripulitura dei bilanci bancari, ma comunque è una grande crisi che ha semi-paralizzato il mondo del credito e che si sta, non velocemente, ma insomma evidentemente, riassorbendo. Poi c'è stata la terza crisi, che non è una crisi strutturale come le prime due, e riguarda alcune specifiche banche. C'è stata una serie di banche gestite malissimo e in alcuni casi in modo criminale, che hanno creato un enorme stress sulla credibilità complessiva del sistema bancario. Una dozzina di banche gestite, ripeto, in maniera inaccettabile, per non dire criminale, hanno portato sul sistema Italia una tempesta e hanno portato il contribuente italiano a dover mettere enormità di soldi per coprirlo. Non entro adesso, perché non è il tema di oggi, sulle modalità che poi sono state seguite per affrontare e gestire queste crisi, però vorrei solo che nel contesto nel quale poi dobbiamo mettere il nostro ragionamento, queste venissero viste come somma di singole crisi e non come crisi strutturale da affrontare in qualche modo. Sono state in gran parte affrontate, ripeto, lacrime, sangue, costi, disperazione in molte parti d'Italia, ma vanno viste nella loro entità, nella loro identità singola. Quarta crisi, che è quella nella quale siamo oggi. Ed è una crisi che tocca anche altri settori,
ma che tocca in modo particolare il settore bancario ed è proprio una crisi di paradigma, cioè proprio di funzionamento, di sostenibilità, di tenuta del modello tradizionale di fare banca.